Ora che sono abbastanza migliorato sul canto e che mi sono non ho più persone che mi stanno attorno per l'ukulele, perché l'ho mandato tutti a cagare, scusate, è più forte di me, o le cose le fai o non le fai. E quindi ho deciso, vabbè, mai a me, come ho detto in un altro video, di campicchiare non me ne frega una mazza. Quindi ho mandato tutti a cagare, perché a parole sì, poi non hanno messo, non hanno aggiunto un amico loro. Ma vi vergognate? Non ho capito. Se voi vi vergognate di me, io vi vergogno di voi, perché a parole tutti l'ukulele, sì, l'ambiente, bisogna cambiarlo. Ma come? A parte che io proprio non condividevo l'idea che bisogna cambiare l'ambiente, bisogna introdurre persone più intelligenti, fare un altro ambiente. Questa è sempre stata la mia teoria. E la stessa cosa vale con le persone che vogliono cambiare l'ambiente l'ukulele. Se uno può cambiare una cosa, ci mette la faccia e parla. Se no, e parla non nel mio gruppo, negli altri gruppi, fa un video, a maggior ragione se tu hai una... uno spazio alla radio, le dici le cose, non devi chiamare me a dirle, perché io non ho bisogno di spazi, perché probabilmente nell'insieme io ho 177 abbonati e i miei video sono visti. Allora io non lo so, con tutto il rispetto, a me vorrei sapere quante gente interloquisce con la radio, perché quando mettono i video, e il link su quella di Club Italia, neanche quelli se li vedono. Quindi il problema è questo, non è per essere cattivo, ma mentre un'opera musicale è bella in sé, una trasmissione radio, un gruppo che nasce per avere pubblico, no? Se non ha pubblico non vale niente. E quindi la stessa cosa, io sono il primo a dire... Se il mio gruppo non è, ho anche non fatto entrare un sacco di gente, perché io volevo semplicemente avvicinare a un'altra ottica l'ukulele persone che normalmente non entrano in quel gruppo, non persone che fanno colezione di gruppi. Ho capito, perché ho le cose, ho capito, per questo è il mio modo di pensare, che la cosa non funziona, ho mandato tutto in soffitta e forse per un po' di tempo, se adesso mi prendo una pausa anche su che poi farò un gruppo. Ma perché c'è un mondo, ce l'ho con gli ukulelisti? Ma per una serie di motivi. Uno, ce l'hanno con la chitarra, io sono anche la chitarra. Ce l'hanno con l'ukulele e baritono, e io sono l'ukulele e baritono. Ce l'hanno con il flauto dolce, io sono il flauto dolce del 1977. E diffondo una serie di cazzate sul flauto dolce, le stesse cazzate che poi più cazzate non sono ormai, che la gente dice quello sull'ukulele. E io li ho sfidati, non rispondono. Raga, quando hanno la debilità per il culo, hanno qualche cosa a loro, diciamo, a disposizione, qualche video che ho fatto qualche mese fa o qualche altro anno fa, lo mettono per pigliarmi per il culo. La roba bella non la mettono, vanno a vedere tutti i video, adesso hanno un po' più difficoltà. E non perché io sia un grande suonatore, un grande... Però rispetto alle stronzate che io vedo lì, c'è gente che maschi sanno cantare, non so cantanti, il tipo di musica che fanno non mi piace, non mi piace, perché o fanno solo i soliti pezzi o fanno un sacco di pop che a me non piace. Ecco perché tutto l'ambiente mi sta sui coglioni, perché tutto quello che faccio io loro lo non piace, qualsiasi strumento che sono io. In più qua, non tutti ma molti, in più non sono preparati a rispondere su domande tecniche, tipo si possono mettere le corde della chitarra sull'ukulele? Sì, perfettamente. Si può usare il plettro sull'ukulele? Sì, perfettamente, anche se non è classico e non si usa sempre standard. Ok, l'ukulele baritono è un ukulele? Sì. L'ukulele basso è un ukulele di nome, ma non di fatto. E ho fatto dei video in cui ho spiegato queste cose. Ho fatto dei video in cui ho spiegato, ho suonato la chitarra e un ukulele baritono e non hanno risposto. Mai mi hanno risposto. Ho invitato queste persone,
che mi prendevano in giro o che dicevano che io ero negativo, di fare un video insieme a me in cui io, dal mio punto di vista, smentivo ognuna di quelle cose che dicevano su di me e soprattutto quelle cose che dico io. Perché non è facilissimo, tutte queste cose sul plettro, quando ci sono moltissimi ukulelisti professionisti, tra cui quelli dell'orchestra di ukulele di Gran Bretagna, d'Inghilterra, di Gran Bretagna, che lo usano non sistematicamente, cazzo vuol dire? Sono come i pneumatici da neve o le catene, quando vanno messi, non è che si fa una disquisizione se si può usare le catene o no. È una questione di gusto, ma limitarsi a priori è un limitarsi. Ho sempre detto: comprate le chitarre, le corde che volete voi. Non si dice che Aquila sia buonissima. Si dice, raga, si dice. Non è per essere così. Allora, se nasceva dai tempi di si dice che gli ebrei sono così. Ma che cazzo vuol dire? Si dice, non vuol dire assolutamente niente. E si dice, andiamo ancora avanti con si dice. Ho sentito parlare, ma che hai sentito parlare? È propaganda, è marketing, ovvio. Ma allora, cioè, una persona deve scegliere l'ukulele e le corde per il sentito dire? Complimenti, molto alto come criterio. Cioè, la gente non più ragiona col cervello, gli devono dire loro quali sono le corde giuste. Piccolo particolare, fuori dall'Italia, in altri ambienti non è così. Quindi se voi nascete in Italia le corde non più esiste, sono Aquila. Se nascete in altri paesi avete molto più scelta e molto più democrazia fra quali corde scegliere in base ai vostri gusti. Ok? La stessa cosa va per gli ukulele, per il negozio di ukulele, un negozio deve rappresentare. Tutto è completamente, completamente sballato. L'ukulele è diventato uno strumento da cazzeggio, uno strumento per fare amici. Siamo tutti amici perché suoniamo l'ukulele. Ma io non sono amico di certe persone che sono ukulele e mi stanno sulle palle. Non è solo il fatto che suoni l'ukulele che ti rende amico mio. Secondo, l'ukulele è solo fare leggere tablature. L'arte implica omettere te stesso. Un arte, oddio, ho usato la parola arte. No, ma quello che non fanno arte, fanno soltanto compitini. I compitini, chiaro? Oltretutto, molte volte imbrogliando, perché se tu suoni con te stesso lo devi dire. Oltretutto, non ci mettono la faccia perché fanno 100.000 versioni finché gli viene quella perfetta e mettono quella. Siccome magari si devono vestire, devono andare davanti al video e quindi preferiscono fare solo la versione strumentale. Che poi, tra parentesi, fate tanto gli esperti di internet. Cazzo, state su YouTube, c'è un video, metteteci la faccia, fate un'immagine, la gente vuol vedere uno che suona. Ecco perché molte volte sto attento, perché la gente vuol vedere lo strumento, vuol vedere come mettete le mani sullo strumento. Ok? Quando sarete bravi farete il disco, ok? Ma adesso pure il disco, cioè, ci sono dei video che fanno vedere come lo registrano in studio. Ma quindi è tutto a cape cazzo, se sapete la lingua, a cazze cane, ai sì di sì, a cazzo di cane, tutto è cazzo di cane, ok? E cioè poi io faccio sta cosa, le dico le cose, cioè un'opportunità di far avvicinare le persone alla musica e poi chi gli piace come io, poi ho ripreso il flauto dolce perché mi piace enormemente il flauto dolce, più del flauto traverso, sembrerà strano. Chi per le sottigliezze che ha, per il timbro, anche se non c'ha le chiavi, ma è veramente uno strumento fighissimo. Chi ama l'ukulele rimane con l'ukulele. Molta altra gente si metterà a suonare la chitarra e altri magari dalla chitarra torneranno all'ukulele, anche se diffido molto a quelli che non iniziano con la chitarra e vanno a suonare l'ukulele. Quello che mi piace della chitarra è l'enorme varietà di corde, di strumenti, metallo, non metallo, questa è flamenca, e con prezzi accessibili. Perché se io comprassi un ukulele flamenco, ammesso che ci siano, me lo farebbe pagare un botto, come ho pagato un sacco l'ukulele risuonatore,
come quello della Kala, l'ukulele tipo chitarra jazz 4F, sono, non è vero che costano poco, ragazzi, non è vero che costano poco. Ormai, se consideriamo che è uno strumento molto più piccolo, che ci sono meno spese di legno, di materiali, l'ukulele costa di più della chitarra. Sembra strano, ma in proporzione, a parità di qualità, ovviamente quelli da 30 euro, ma di solito la gente non compra una chitarra da 50 euro, neanche classica. Purtroppo, c'è gente che ancora considera l'ukulele un giocattolo ed è colpa anche di quelli che stanno lì, perché io ho incontrato una persona, mi hanno regalato un ukulele, ho detto guarda, un giocattolo appunto, se è un giocattolo lascia fare il giocattolo, spendi almeno un centinaio di euro per un concert che non sarà neanche in massello, però è uno strumento che almeno suona, tiene l'accordatura e ha un suono decente. Lascia stare e buttale questa roba là. Ma non si dice! Perché poi quello che compra l'ukulele da 30 euro, magari compra il metodo fatto dall'ukulelista italiano, magari fa pubblico alle serate, magari insomma, magari gli fai comprare quello, poi un altro, poi un altro, poi un altro. Deve diventare come una droga. È tutto un ambiente che gira ormai, hai chi ha le redini di questa cosa qua, sono persone che sono che cosa? Non strettamente musicisti, ma che c'è un negozio, una fabbrica di corde, che c'è un negozio di ukulele, che c'è un altro negozio di ukulele che è una filiale di quell'altro negozio di ukulele. A me non sta bene. Non crederò al liberismo, al neoliberismo, agli sponsor, non me ne frega niente. Te vuoi comprare un ukulele? Te lo compri con i soldi tuoi. Io non ho bisogno che Cala mi paghi il mio ukulele. Non ho bisogno di essere sponsor di nessuno, non sono nessuno, ovviamente, ma qualora lo fossi, adesso non è che dico, ah, ma lui si crede che Cala può sponsorizzarlo. Sto facendo un esempio, perché poi la gente è deficiente, si attacca a tutto. Non ne avrei bisogno, perché se arrivo al punto di farlo professionista e mi scelgo l'ukulele che voglio io. Nessuno mi deve dire se devo prendere Kala, Oana, Canilea. Lo scelgo io con il cazzo di soldi miei. Questa è una Yamaha usata, che è molto buona. Purtroppo aveva preso una botta qui, l'hanno aggiustata, quindi è rimasto il segno, diciamo. Però è stata aggiustata e questa suona molto molto bene per il prezzo, molto molto bene, uno strumento che è nuovo, io l'ho pagato molto molto di meno, molto, molto, proprio perché ho subito questa botta, però lo strumento è aggiustato, adesso suona. Questo è uno strumento che è nuovo, varrebbe, adesso non lo fanno più, almeno 500 euro, che non è tantissimo, non è tantissimo, però è sempre una chitarra flamenca, che a me piace molto, piace molto. Quindi questo è l'ultimo, diciamo, sfogo, anche se l'ho detto altre volte, l'ultimo sfogo, ma insomma, adesso vedo che sto uscendo da questa. Ma perché? Perché io combatto le battaglie che ho una minima possibilità di vincere. Quindi adesso ho capito alcuni meccanismi dell'ukulele. E cercherò di, forse a livello internazionale, di fare un gruppo tipo l'altro culo all'Italia. Ok. E lo chiamerò, non so. Just another ukulele approach. Boh, non lo so. Vabbè, poi ho litigato pure per la lingua inglese, essendo io un fautore e difensore della lingua italiana, però quando cantate inglese dovete cantare in inglese. Le mi hanno detto le peggio cose. Uno mi ha minacciato in privato perché io gli ho detto che faceva la verità, che faceva cagare quando parlava inglese. Un altro ha fatto prima l'amicone, poi è scomparso, poi sta sempre nei gruppi di ukulele perché ha scoperto dove andare ad attingere, no? Perché adesso molta gente fa le cose con l'ukulele perché sa che tira, sa che è molto meno competitivo della chitarra. Ragà, è molto meno competitivo della chitarra. Però a me non me ne frega niente. Io non metto un video con l'ukulele sapendo che avendolo fatto con l'ukulele ci avrò
più cliccate o visioni, anzi ho scoperto che tanta gente, nonostante il mio modo di suonare la chitarra sia molto molto basico, anche se ritmico, però vedendo quelli bravi mi rendo conto della estrema limitatezza e semplicità di quello che faccio, che può essere pure fatto bene, eh? Non è che mi sto denigrando, però effettivamente devo ammettere che, vabbè, non è tantissimo tempo, non è proprio ieri, sono 4 anni, ma non è, avendo fatto tutto solo, facendo altre cose, vabbè, insomma, poi uno, quello che mette esce, raga, uno può ottimizzare, no? Ma se io do un colpo piano con la chitarra, l'energia che dai, può assorbirla un po', ma non può essere più forte di quello che è, a meno che non mettete un amplificatore. Quindi quello che mettete di studio, di serietà, esce fuori, ma non solo a livello tecnico, anche a livello umano. Se siete dei cazzoni, verrà fuori che siete dei cazzoni da come suonate. Potete migliorare la tecnica, avrete un'ottima tecnica come una persona che ha un bellissimo accento, non sbaglia una parola, un bellissimo vocabolario, non fa un errore di grammatica, ma dice delle cazzate. Saranno cazzate belle impacchettate. Come, però sempre cazzate sono. Se voi non mettete voi stessi un'anima, ecco perché io, pur non essendo questa non è una scusa, perché io voglio migliorare la tecnica, non ho detto che non bisogna migliorare la tecnica, però bisogna anche ottimizzare quello che si ha, no? Che vuol dire che magari una chitarra, mettendoci un ponte in osso, quello o quell'altro, riesce a tirare fuori il meglio, no? Pur non essendo un mostro, e non me ne compiaccio di non essere un mostro, però essendo che quando suono sono credibile perché canto in una lingua che conosco, canto canzoni che mi piacciono indipendentemente da quanta gente lo vedrà su internet, non mi frega niente, scusate. E niente, volevo dire questo. Scusate, ho chiuso la porta. Quindi questo è un po' il riassunto della situazione. Sinceramente adesso poco me ne può fregare. Sono abbastanza soddisfatto da alcuni miglioramenti del canto. Non mi crogiolo in queste cose. Ok, sono arrivato a questo punto, voglio andare avanti, nonostante l'età, nonostante tutto, me ne frega niente, voglio andare avanti e voglio liberarmi di avere intorno a me persone ignave, rosiconi, perché forti sono rosiconi, è chiaro. Ricordatevi una cosa, come distinguere un rosicone da una persona che vi ha fatto commenti in buona fede? Chi vi ha fatto i commenti in buona fede, quando migliorate ve lo dice, guarda, ve lo dico, perché a me mi hanno detto le peggio cose, però altra gente mi ha detto si è migliorato, cazzo, il suono, altri no, non lo diranno mai, ma neanche sotto tortura, perché sono dei rosiconi, è chiaro? Perché poi dicono che io, ma io non fa, a parte che io non faccio la musica che fanno quelli là, la maggior parte dei ukulelisti fanno arrangiamenti scritti di canzoni fatti da altri, quindi non sono musicisti, io chiamo i carillon umani, che è un altro discorso. Come dico sempre, ha senso se studiamo, ma se quello diventa il fine ultimo è fare i carillon umani, guarda, non me ne frega un cazzo dei carillon umani, anche perché poi non sono neanche bravi, perché come interpretazione fanno cagare, perché io ho sentito Pepe Romero, Segovia, cioè sento la gente che sa suonare, che ci mette l'anima dentro, chitarristi classici che hanno un tocco, un timbro, un qualcosa che gli fanno un culo così, ma anche a me, ovviamente io non sono un chitarrista classico, ma almeno lo so. Quest'altro invece si atteggiano, fanno le mosse, fanno così, ma dove volete andare? Siete patetici. A parte, a me fanno ridere, un conto è essere se stesso quando fai country, un conto è fanno tanto gli sciolti e poi se la tirano. E anche i gente di Roma, eh?
che fa tanto i fighetti, no, per quel qua là, non mi dare del tu, poi vedo che suonano. Chissà che stanno a fa. Che stanno a fa. Che poi non mi piace, ho sentito alcuni, sono bravissimi, ma sono molto ripetitivi. Fanno sempre le stesse cose. Oh, meno male che non stanno a cantare. Ultimamente non lo so. Sono migliorato io e questa gente canta più. È meglio che non canta più. Oddio. Io dico sempre, andate avanti se vi piace cantare, col tempo imparerete. Ma questa gente che canta, che fa i video da parecchi anni, dei 5 anni, e non si accorta che... Certa gente ha la critica solo a un senso. Si accorge che stono io, ma di se stessi non si accorgono mai che stonano. Si accorge mai che non c'hanno interpretazione. Pronuncia di merda, interpretazione di merda, intonazione così così. Oltretutto a me, oh, io posso pure sbagliare, anche sbaglio, mi risento. Ma io sbaglio interpretando, loro sbagliano pure quando cantano piano. E questo è bello, come cazzo fai a sbandare se vai a 30 all'ora? Capisco se vai a 130, ma se vai a 30 all'ora non puoi sbandare. Cioè non puoi avere problemi di canto, di intonazione e di potenza se canti... Che poi sta gente non ha volume del canto perché canta sempre col microfono e molti non hanno neanche volume di... con lo strumento. Arrivederci.